Covid-19, contagi in calo anche ad Acireale con sempre meno ricoveri. Il sindaco lì auspica che l'ospedale possa presto riattivare una piena funzionalità. A Cicatena, ennesimo avvicendamento nella giunta Oliveri, entra Lorena Liuzzo al posto di Valentina Mangiafico. Primo passo ad Acireale per l'ampliamento delle strisce blu con l'esecuzione della segnaletica. Lo scorso anno intanto è incassati oltre 158.000 euro. L'informazione di TG Reporter, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Questi erano i titoli principali, ma all'interno di questo nostro telegiornale ci occuperemo anche della vicenda IPAB Oasi Cristo Re. Troppo silenzio sulla situazione dei lavoratori che lanciano un nuovo appello, questa volta al vescovo della diocesi Raspanti. E poi continueremo a parlare delle segnalazioni da parte dei cittadini, questa volta è l'associazione P Maiuscola che punta l'attenzione sulla frazione di Santa Caterina, dove sono presenti diverse problematiche. E poi parleremo del nuovo appuntamento di lunedì Granata andato in onda ieri sera. Faremo difatti un riepilogo degli argomenti trattati all'interno della puntata, mentre la Acireale prepara il delicato match di domani contro l'FC Messina. In apertura di questo nostro telegiornale parliamo di Covid, dove i contagi sono in calo anche ad Acireale con sempre meno ricoveri in ospedale. Il sindaco Ali infatti auspica che questo possa presto riattivare una piena funzionalità. Vediamo. Il numero dei positivi al Covid-19 ad Acireale continua a diminuire. I sacrifici che sono stati fatti negli ultimi mesi stanno dando i loro frutti. Così il sindaco di Acireale, Stefano Ali, ha presentato l'ultimo aggiornamento ricevuto dall'ASP sull'emergenza sanitaria in corso. I soggetti positivi ad Acireale sono oggi 151, numero quanto mai contenuto rispetto al picco registrato a dicembre, quando i contagiati nella sola Acireale erano 543. Contagio dunque in continua diminuzione. Un miglioramento riscontrato in tutta la provincia, con sempre meno ricoveri. In quello acese, a sentire il sindaco, sono attualmente 17 i ricoverati in ospedale. Un calo di ricoveri che induce il primo cittadino all'ottimismo. Spero che la diminuzione dei soggetti ricoverati, afferma infatti Ali, permetta di riattivare man mano la funzionalità del nostro ospedale, oggi fortemente compromessa dalla trasformazione in ospedale Covid. Oltre all'aspetto proprio di Acireale, c'è in tutta la provincia anche una riduzione, quindi c'è un minor carico sull'ospedale di Acireale e so che già l'ASP sta tenendo conto di questa situazione e spero che in tempi brevi possa in qualche modo allargarsi e ampliarsi l'utilizzo dell'ospedale anche a casi non Covid. E questo sicuramente, per esempio, per il pronto soccorso potrebbe essere un vantaggio, perché oggi è limitato l'utilizzo del pronto soccorso, non essendoci poi i reparti in caduta. E io credo che nello spirito di sana collaborazione che c'è con l'ASP porteranno avanti le richieste che nascono dal nostro territorio per rendere l'ospedale più funzionante. Un ritorno al passato che chiaramente avverrà in maniera graduale. Non mi aspetto che dall'oggi al domani l'ospedale ritorni pienamente funzionale, perché ancora siamo in piena pandemia. Dobbiamo però continuare, avverte Ali, a prestare la massima attenzione. Sono in corso verifiche genetiche per vedere anche nella nostra provincia la presenza della variante inglese, che sembra particolarmente contagiosa. Con l'avvio della vaccinazione di massa e l'impegno di tutti, ne usciremo presto. Il sindaco, ben consapevole del dramma occupazionale che la pandemia ha generato, ha ospitato ieri il responsabile della sede locale del CNA, l'ingegnere Liborio Palazzo, che ha consegnato al primo cittadino un'analisi estremamente drammatica del comparto agroalimentare. E a sostegno della protesta della filiera della ristorazione, l'ingegnere Palazzo ha consegnato al primo cittadino un documento attraverso il quale viene rappresentato
data la situazione di gravissimo disagio vissuta dal comparto in questione. In particolare, la CNA, sostenendo che va dato il via al più presto allo strumento denominato Fondo Ripresa Artigiani, uno strumento che guarda anche al domani favorendo gli investimenti e gli impegni di medio termine delle imprese artigiane che fanno parte in maniera considerevole della filiera, richiede per le attività di ristorazione la possibilità di prolungare l'orario di chiusura, che al momento è fissata per le 18. L'ipotesi prospettata è di consentire l'ingresso nei locali fino alle 21 con la chiusura entro le 22. E dando uno sguardo generale ai dati Covid, nelle ultime 24 ore sono 332 nuovi casi di coronavirus, dati questi in calo rispetto al giorno precedente, per l'esattezza un calo di 147 casi rispetto al giorno precedente, circa 18.600 i test effettuati con un tasso di positività che al contempo scende dal 2,3% all'1,7%, 21 i morti, 628 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 5 persone in più, numero invece che rimane invariato per quanto riguarda i pazienti ricoverati in terapia intensiva. E nel dettaglio dei nuovi contagiati per provincia, Catania e Palermo sono appaiate con 110 casi a testa. Andiamo alla cronaca. Ignoti ladri nel tardo pomeriggio di ieri hanno commesso un furto all'interno della chiesa Madonna delle Grazie a Zafferana, così come accertato dei militari della locale stazione che hanno effettuato un sopralluogo. È stato forzato uno dei contenitori con le offerte votive, portando così il denaro in moneta all'incirca 100 euro. I carabinieri sono alla ricerca di immagini di eventuali telecamere in zona che possa aver immortalato gli ignoti autori del furto sacrilego, per il quale la parrocchia ha sporto denuncia. Parliamo adesso di rifiuti. Una vasta azione di controllo a cura degli agenti della Polizia Ambientale e di personale dell'Ufficio Ambiente è in corso di svolgimento nella zona sud di Acireale, su disposizione dell'assessore all'ambiente Daniele La Rosa. L'intervento, destinato a proseguire anche nei prossimi giorni, mira a favorire una corretta applicazione delle norme che regolano la raccolta differenziata dei rifiuti. L'intenzione non è certamente quella di procedere con una ferma repressione, osserva l'assessore La Rosa, ma quella invece di educare la popolazione alla scrupolosa osservanza dei dettami legati allo smaltimento dei rifiuti. Vale la pena di ricordare che una corretta raccolta differenziata determina poi riscontri di rilievo sul piano ambientale e risparmi concreti in fase di conferimento nelle discariche. Per questa ragione siamo grati sin d'ora a coloro che si atterrano ad un adeguato smaltimento dei rifiuti rispettando i canoni della differenziata. E parliamo di strisce blu ad Acireale, nuovi stalli a pagamento, partenza per il momento al rallentatore, in quanto per ora saranno interessate solo poche zone, quantificati intanto gli incassi relativi allo scorso anno. Strisce blu ad Acireale, messa a punto la segnaletica orizzontale e verticale in via Ingegnere Antonino Scalia, si proseguirà poi interessando il tratto di via Verga, compreso fra la via Spezze e la via Michele La Spina, e poi ancora il secondo piazzale del parcheggio Cappuccini e la via Vittorio Emanuele. Un'iniziativa, seppur ancora limitata a queste sole aree, ma che ha suscitato in molti cittadini riscontri molto negativi, visto soprattutto il periodo storico in cui si trova la città, anche per quanto riguarda l'emergenza dovuta al Covid. Un provvedimento ritenuto dai più perciò poco consono, prevedendo al momento l'avvio a regime in questa prima fase per quanto riguarda poco più di 200 stalli. Il consigliere comunale Alessandro Coco, fra l'altro, ha bollato il tutto come una pessima scelta, sia nei tempi che nei modi, in quanto è necessario un piano che individui nuovi parcheggi, serva un minimo di flessibilità e serva pure una politica di accoglienza in città e non unicamente di nuove tasse. Nella caserma di Via degli Ulivi della Polizia Municipale, intanto, si sono tirate le somme degli incassi maturati nel corso del 2020, i quali hanno subito una naturale riduzione rispetto al passato dovuta al lungo lockdown per
il Covid. Nel complesso sono finiti nelle casse comunali quindi 158.760 euro, somma già decurtata dell'aggio del 10%, riconosciuto agli intermediari che effettuano la vendita agli utenti. Nello specifico 102.870 euro sono relativi alla vendita dei ticket cartacei, modalità ormai in esaurimento in quanto sono stati installati 40 parcometri in vari punti del territorio. Con tale sistema sono stati incassati 12.166 euro, 42.867 euro hanno riguardato invece la vendita tramite Easy Park, mentre 855 euro infine con l'ausilio di un'altra app. Ci fermiamo adesso per un primo stacco pubblicitario, a tra poco. Come eravamo, speciale carnevale. 90 anni di storia dal 1930 ad oggi del più bel carnevale di Sicilia. Documentari, interviste, iniziative speciali, personaggi. In 4 puntate in onda tutti i sabato di febbraio, il carnevale di Acireale. Dal più bel carnevale di Sicilia al podio di terzo carnevale d'Italia. Tutti i sabato di febbraio alle ore 21. In replica la domenica alle 16 e il martedì alle 23. Su Etna Channel, canale 115 del digitale terrestre e su Facebook. L'unico carnevale nel periodo del carnevale. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. L'antico sapore del pane. Da 20 anni mettiamo nelle vostre tavole pane lievitato naturalmente e cotto nel forno a pietra. Ci siamo specializzati nella produzione di pane con farina di Kamut, ai 5 cereali di segale, azimo, integrale, farro e timilia. Inoltre produciamo giornalmente ottimi prodotti di pasticceria e biscottificio, dolci del periodo, paste di ogni genere e torte per qualunque occasione. E per un veloce break, colazione, tavola calda, schiacciate, pizze a pala, secca o tradizionale. L'antico sapore del pane. Ad Aci Catena, in via Vittorio Emanuele 192 e in via Santi Elena e Costantino 65. Ad Aci Sant'Antonio, presso Conad Superstore, via Marchesana 50. Prime emozioni ora vi aspetta nel nuovo store di via Salvatore Vigo 116 a Cireale. Tante grandi firme per piccole produzioni alla moda da 0 a 12 anni. Dutch, A&J, Puma, Paris Hilton, Milon. Per di più, Blue 7, Polo Club, Mac Illusion. Per le cerimonie, abiti anche personalizzati su misura per risolvere qualsiasi problema di taglia. Prime emozioni è esclusivista Carnaval e offre un ampio settore dedicato ai costumi di carnevale con prezzi a partire da €14,90. Prime emozioni, dal corredino per neonato agli abiti da cerimonia. Nuovo store in via Salvatore Vigo 116 a Cireale. La moda in gioco. Farmacia Cipriani, se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato 8.30, 20.30. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Farmacia Cipriani, nel centro del centro storico di Acireale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. We'll be right back.
E andiamo ad Aci Catene in apertura di questa seconda parte per parlare dell'ennesimo avvicendamento nella giunta Oliveri. Entra Lorena Liuzzo al posto di Valentina Mangiafico, ricoprendo le sue stesse deleghe, al contempo quella di vice sindaco. Vediamo. Ad Aci Catena continua il cambio di poltrone. A distanza di oltre un mese dall'insediamento di Chiara Milazzo e Alfio Grasso al posto di Emilia Crimaldi e Angelo Russo, stamane all'interno della stanza del sindaco Oliveri si è tenuto l'ennesimo avvicendamento. A cedere poltrone e deleghe è stata Valentina Mangiafico. Al suo posto subentra un'altra donna, Lorena Liuzzo, proposta dalla lista civica La Nostra Aci Catena. Anche per lei, 28enne, prima esperienza in politica. In tasca una laurea in beni culturali e da questa nomina eredita le deleghe della sua predecessore, quali servizi demografici, pubblica istruzione, edilizia scolastica e sportello universitario, nonché quella di vice sindaco non più ricoperta da Giovanni Pulvirenti. Si tratta della mia prima esperienza politica, ringrazio il sindaco per la fiducia accordatami nell'Oliveri e ringrazio anche la mia lista civica, La Nostra Aci Catena, che ha proposto la mia persona per ricoprire un ruolo così importante in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo. Ringrazio anche l'assessore uscente Valentina Mangiafico, che mi ha preceduta, e sarà mio dovere portare a buon fine le sue iniziative e i suoi progetti. Sono onorata di dare il contributo come donna e come giovane per il bene della nostra comunità. In quanto assessore alla pubblica istruzione, sarà mio dovere raccogliere tutte le problematiche esistenti nelle scuole, e con l'appoggio del sindaco e della mia lista tenteremo appunto di risolvere i problemi. Io stessa sono stata studentessa liceale universitaria, quindi cercherò di essere aperta al dialogo, al confronto, perché sono convinta che per poter capire davvero i problemi bisogna osservarli con gli occhi degli studenti e con gli occhi dei dirigenti scolastici. La giunta Oliveri si compone sempre più di giovani, due dei quali under 30, pronti a lavorare insieme per il bene della città. Intanto auguriamo buon lavoro a lei e un buon lavoro in nome e per conto della città. Questo anno è qualcosa di mesi che ci rimane, deve essere quell'anno che ci permette di dare una spinta in più e dare le giuste risposte alla gente che 3 anni e mezzo fa ha avuto fiducia in noi. Permettetemi di ringraziare anche l'assessore uscente Valentina Mangiafico per l'ottimo lavoro svolto e per la gran signora che auguro un buon lavoro al nuovo assessore e un grazie all'assessore uscente. Proprio domani è previsto un incontro, una conferenza dei capigruppo in cui hanno chiesto che partecipi anch'io e sarà presente anche la preside. Quindi quale occasione migliore di quella di domani per l'assessore Liuzzo poter iniziare proprio la sua esperienza amministrativa proprio nella data di domani, discutendo e analizzando i tanti problemi che attanagliano le nostre scuole. E intanto questa sera torna ad Aci Reale a riunirsi il Consiglio Comunale che, come si ricorderà, viene trasmesso in diretta sulla nostra emittente. Il Consiglio è convocato dalla Presidente Sonia Abbotto per oggi e per giovedì 18 febbraio, in entrambi i casi con inizio alle 18.30. All'ordine del giorno l'approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del patrocinio legale e del rimborso spese legali ai dipendenti ed amministratori dell'ente, quindi l'esame sul regolamento comunale sulla disciplina delle prestazioni a pagamento rese dalla Polizia Municipale a favore di terzi, quindi spazio alle interrogazioni e interpellanze con risposta immediata da parte dei rappresentanti dell'amministrazione comunale. Assordante silenzio sulla situazione dei lavoratori dell'IPAB Oasi Cristo Re di Aci Reale e i lavoratori lanciano un nuovo appello, questa volta al vescovo della diocesi Raspanti. Mentre la pandemia ha sconvolto ogni cosa e ha invertito ogni priorità, ci sono 26 persone che si sentono dimenticate, lontane dai pensieri di coloro che avevano promesso di difendere i loro diritti. Si tratta dei dipendenti dell'IPAB Oasi Cristo Re di Aci Reale, rimasti fuori da ogni occupazione lavorativa, fermi da anni in un freddo limbo che li bolla come disoccupati pubblici. Disoccupati perché di fatto non hanno un impiego e perché non percepiscono lo stipendio, pubblici perché ufficialmente sono
sono dipendenti pubblici con un contratto ancora in vigore, a cui pertanto non spetta alcun sussidio economico. Amareggiati e scoraggiati vedono un silenzio glaciale calare sulla loro situazione. Dopo la stabilizzazione degli altri colleghi, che a vario titolo hanno trovato nuovi impieghi, di loro non si è occupato più nessuno. Sono rimasti soli con l'ansia di aver perso tutto, sentono il vuoto sotto i piedi e hanno paura di cadere violentemente. Restano sospesi solo perché aggrappati ad un ramoscello fragile, la speranza che qualche rappresentante politico accese possa levare alta la voce alla regione e riuscire ad avere quella famosa riforma delle IPAB che è ferma da anni. Il sindaco lì sa di non aver nessun potere in merito. L'unica cosa che farò, spiega il primo cittadino, è quella di emettere un bando per la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, nella speranza che si faccia meglio di ciò che è stato fatto in passato. I lavoratori disperati lanciano un nuovo appello e stavolta si rivolgono direttamente al vescovo. Sua eccellenza, lei ha a cuore il bene di questa città, dicono. Lei che si spende per i più giovani, per i più fragili, si ricordi di noi, ci faccia sentire il suo abbraccio. Provi lei ad avere un dialogo con le istituzioni politiche affinché si muovano in nostro soccorso e in aiuto di tutte le IPAB siciliane, concludono. Le porte della chiesa sono sempre aperte. Abbiamo contattato il portavoce della diocesi, il quale ci ha fatto sapere che i dipendenti potranno chiamare in curia e fissare un appuntamento per incontrare il vescovo Raspanti, che sarà felice di accoglierli. Non stanno lasciando alcuna strada intentata. Quei lavoratori che un tempo furono il conforto e la famiglia di tanti anziani, di tanti disabili, di tante persone in difficoltà, adesso hanno bisogno di sentire addosso la dignità del lavoro e la certezza di essere ancora utili a questa società che li ha messi da parte. L'assessore alle politiche giovanili Palmina Fraschilla e il vice segretario generale nonché dirigente del settore pubblica istruzione Alfio Licciardello avvisano che ai fini della revisione dell'albo delle libere forme associative dei giovani possono essere presentate le domande di nuove iscrizioni o di rinnovo per le associazioni già iscritte all'albo. Possono inoltrare richiesta le associazioni giovanili legalmente costituite, aventi sede ed operanti in Acireale, che svolgono funzioni, interventi e attività nel settore delle politiche giovanili. Le istanze redatte su apposita modulistica e sottoscritte dal legale rappresentante vanno presentate al protocollo generale del comune in via degli Ulivi oppure inviate tramite PEC a protocollo.comune.acireale@pec.it entro e non oltre il 5 marzo del 2021. E dopo decenni di abbandono torna nuovamente fruibile il complesso monumentale della chiesa del convento di Giare, la più antica del comune ionico. Questo pomeriggio alle 17:30 riaprirà le porte il sito culturale di piazza Maccherone per una visita conferenza stampa, nel corso della quale verranno illustrati gli interventi di pulitura, consolidamento e messa in sicurezza realizzati. Ci fermiamo ancora per un altro stacco pubblicitario, a tra poco. Come eravamo? Speciale Carnevale. 90 anni di storia dal 1930 ad oggi del più bel carnevale di Sicilia. Documentari, interviste, iniziative speciali, personaggi. In 4 puntate in onda tutti i sabato di febbraio, il Carnevale di Acireale. Dal più bel carnevale di Sicilia al podio di terzo carnevale d'Italia. Tutti i sabato di febbraio alle ore 21. In replica la domenica alle 16 e il martedì alle 23 su Etna Channel, canale 115 del digitale terrestre e su Facebook. L'unico carnevale nel periodo del carnevale. Leotta Ceramiche, storia d'arredi da oltre 50 anni. Leotta Ceramiche, da sempre solo prodotti di alta qualità per arredare e rendere più confortevole la tua casa. Oggi abbiamo ampliato il settore dell'arredo casa, offrendo, oltre a ceramiche, rubinetterie e sanitari, parquet, tendaggi, tessuti, carte da parati, infissi e porte. Ci trovi in via Sclafani, a 500 metri dal casello autostradale di Acireale. Aperti dal lunedì al sabato. Leotta Ceramiche, la tua casa è il nostro orgoglio.
Saldi, 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 tanti saldi. Da Ulisse, su tutte le calzature, saldi comodissimi. Vieni a provarli. Tante occasioni, anche su borse, valigie, accessori. E a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Ulisse, via Lazzaretto, svincolo autostradale a Cireale. Prova i saldi. Saldi, saldi. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Illuminazione pubblica e manto stradale. La frazione di Santa Caterina chiede attenzione e a metterlo in evidenza è l'associazione P maiuscola. Dopo le problematiche evidenziate sulla via Santissimo Crocifisso, l'associazione P maiuscola, Politica Partecipazione Progresso, punta l'attenzione su un'altra fetta di territorio, ovvero nella frazione di Santa Caterina, più volte citata nei nostri servizi per via delle segnalazioni dei residenti. Problemi non ancora risolti e il presidente dell'associazione ha preso di nuovo carta e penna e deciso di scrivere al sindaco Alì e all'assessore alla gestione e manutenzione di strutture Salvo Grasso, elencando le vie e i numeri civici dove è stata rilevata una insufficiente illuminazione. Diversi punti luce spenti che causano una scarsa visibilità soprattutto nelle ore serali e l'assenza quindi di transitabilità nella percorribilità delle strade degli automobilisti e una mancanza ulteriore di sicurezza per i pedoni che vi transitano. La frazione andrebbe attenzionata, sostiene Di Grazia, anche per i disagi di altra natura, tra i quali la scarsa presenza di caditoie per il deflusso delle acque meteoriche. Dal sopralluogo sul loco il presidente di P maiuscola ne ha contate una all'inizio di via Santa Caterina, un'altra alla fine di via Calenzano e una di fronte il plesso scolastico, motivo per sollecitare l'amministrazione ad intervenire. Che nell'asfalto ammalorato bisogna un rifacimento radicale delle arterie quindi che le interessano. E ulteriormente, non meno grave ma importante, soprattutto quando vi sono delle piogge copiose, il numero di caditoie che definire esiguo è ben poco, ma che in tutta la frazione sono 4 caditoie. Quindi, vista che già è una frazione che va quasi a valle, si ha bisogno di un numero di caditoie che si amplia come numero, quindi di 4 portarlo quindi a ben più, quindi soprattutto nelle arterie dove vengono interessate, si incanalano le acque copiose, ma ulteriormente quelle che vi sono non vengono pulite, quindi bisogna anche di una manutenzione ordinaria quindi per la pulitura affinché i materiali detriti o inerti vengano quindi liberati per un miglior deflusso delle acque meteoriche. Così come annunciato, ha avuto luogo in Piazza Duomo ad Acireale la benedizione del mezzo antincendio affidato in comodato d'uso dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile all'Associazione Arci Caccia, presieduta da Giancarlo Raciti. È stato Monsignor Giovanni Mammino, vicario generale della Diocesi, ad impartire la benedizione al veicolo in presenza del sindaco, l'ingegnere Stefano Alì, e dell'assessore alla Protezione Civile, l'ingegnere Salvo
Grasso. Il veicolo si tratta di un Mitsubishi Pickup L200 allestito con modulo tipo CAFS, era stato già consegnato all'associazione Arcicaccia lunedì scorso durante una cerimonia che si è tenuta all'autodromo di Pergusa, alla presenza del presidente della regione Nello Musumeci e del dirigente regionale del Dipartimento di Protezione Civile, l'ingegnere Salvatore Cocina. Parliamo d'altro e parliamo della 16ª puntata di Lunedì Granata, andata in onda ieri sera sulla nostra emittente, dove sono stati diversi gli argomenti trattati, di cui andiamo a fare un riepilogo. La sconfitta per 1-0 sul campo del San Luca, ma soprattutto una domanda: si può ancora sognare? Si è parlato di questo, ma anche di tanto altro, durante la 16ª puntata di Lunedì Granata andata in onda ieri sera. L'approfondimento settimanale legato alle vicende della Cirale Calcio e curato dalla nostra emittente ha visto ospiti di Mario Garozzo, affiancato da Pierangela Cannone e da Chris Grasso, il difensore della Cirale Francesco Viscomi, il membro dell'associazione Noi Siamo a Cirale Giuseppe Trovato ed il giornalista del Giornale di Sicilia Raffaele Musumeci. A fare un bilancio della partita di domenica è stato il difensore Francesco Viscomi e secondo lui nulla è compromesso nonostante la sconfitta. Non eravamo forti domenica scorsa quando abbiamo vinto bene in casa, non siamo scarsi di certo adesso che abbiamo perso in casa di una squadra che era comunque 4 anni che non perdeva, quindi il cammino è ancora lungo e non sono assolutamente spaventato dalla prestazione di ieri, anche perché, ripeto, dal campo ho avuto la sensazione di una squadra viva, una squadra che c'è, una squadra sì, che ha fame, che ha voglia e che è con il proprio allenatore, quindi vedremo partita dopo partita. Interpellata poi l'associazione Noi Siamo a Cireale, rappresentata da Giuseppe Trovato, per quanto riguarda il sogno promozione, le idee sembrano essere ben chiare. Credo che non ci sia alcun motivo per non crederci ancora nel sogno, sia per la matematica, per la classifica, che per le doti della squadra che è passata diciamo, la tempesta. Quindi adesso il mercato di riparazione è stato un mercato molto efficiente, io credo, dal mio punto di vista, e quindi ci crediamo. Tornando poi a parlare della partita di San Luca, l'opinionista Chris Grasso si è soffermato sulla difficoltà della Cireale di scardinare le difese avversarie che si chiudono nella propria metà campo, un problema non da poco. C'è una squadra che non riesce a sbloccare le partite contro gli avversari che si chiudono, il 70%, l'80% delle squadre in Serie D giocano così. Soprattutto ormai, contro la Cireale. Anche in Serie A, cioè nel senso ormai ti aspettano e poi ti colpiscono in contro. Se tu non riesci è un problema... è un problema non da poco, cioè stiamo dicendo che c'è un problema notevole. Infine, parlando di mercato, il giornalista Raffaele Musumeci sostiene che i movimenti di mercato effettuati dalla Cireale durante questa sessione sono stati dettati da situazioni di necessità. È chiaro che non ci fosse stato quel problema di Bucolo e Bertolo, non ci sarebbe stato il bisogno di far venire Viscomi e Cozza, per dire, o l'infortunio di Ottavale non avrebbe reso necessario un altro intervento che adesso è necessario, dovrebbe, cioè, ritorno di Bar, arrivare, per esempio, o l'arrivo di qualche altro centrocampista. Gli infortuni di Rossetti e di De Felici non avrebbero reso necessario l'arrivo di Pozzebon. Cioè, non è che sono stati dei movimenti che sono stati dettati, oh, adesso il ragazzo non ci piace più, lo mandiamo. Sono stati dettati da tutta una serie di circostanze. La puntata si è poi conclusa focalizzandosi sull'FC Messina, prossimo avversario della Cireale, per il recupero della 12ª giornata di campionato. Il match, infatti, era stato rinviato precedentemente causa Covid e sarà recuperato domani allo stadio Ace Galatea, con fischio d'inizio fissato per le ore 14:30. E a tal proposito, Lunedì Granata tornerà puntuale con una nuova puntata domani sera alle 20:30 per analizzare la partita tra Cireale ed FC Messina. E stamane, vigilia di Cireale FC Messina, nella sala stampa dello stadio ACI e Galatea, l'allenatore della Cireale Calcio Giuseppe Pagana ha risposto alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa pre-gara. Nell'occasione Pagana è tornato sulla gara persa domenica in Calabria. Lo sentiamo. Veniamo da una sconfitta che lascia la mano in bocca, perché la partita, il mio parere, è stata affrontata nella maniera giusta. Purtroppo, tra le mille difficoltà della gara, c'è stato anche il portiere degli avversari, che era giornata di grazia. Infatti, se vai a vedere anche sulla pagina ufficiale del San Luca, oggi è stato festeggiato proprio come Salvatore della Patria. In qualche occasione siamo stati imprecisi noi, in qualche altro un po' sfortunati. Però i ragazzi non gli posso ricordare nulla se non quel pizzico di precisione che, se fino ad oggi abbiamo fatto 9, dobbiamo alzare più l'asticella, perché
Sicuramente a volte le cose non vanno bene, a volte noi dobbiamo essere un po' più precisi, un pochettino più determinati in determinate situazioni, però domenica, riguardando bene tutte le immagini e non solo quelle che ci sono nelle pagine ufficiali della Serie D, ma in tutta la gara, abbiamo creato tantissimo. Effettivamente domenica i ragazzi ci hanno provato in tutte le maniere, nonostante il campo era quasi impraticabile, contro una squadra tosta, una squadra ben messa in campo, una squadra che dà fastidio a chiunque, e abbiamo creato 7-8 palle gol dove tante volte è stato bravo il portiere, altre volte siamo stati poco precisi noi. Quindi da quel punto di vista, ragazzi, ripeto, non posso riprendere nulla perché anche atleticamente hanno risposto bene, l'approccio alla partita è stato giusto, però il calcio è questo, bisogna accettare il risultato, bisogna continuare a lavorare, se fino ad oggi quello che abbiamo fatto non è abbastanza vuol dire che bisogna fare qualcosa di più. I ragazzi da questo punto di vista mi seguono, lavorano quotidianamente in maniera molto professionale. Speriamo che continuando a lavorare in questa maniera, facendo ottime prestazioni, i risultati possano essere anche diversi. Siamo i primi a essere amareggiati, a essere arrabbiati perché vorremmo di più e vorremmo raccogliere più di quello che abbiamo raccolto perché cerchiamo di fare danno. Quindi non possiamo essere contenti, come in questo momento non è contento nessuno. I tifosi perché giustamente amano la maglia, amano la propria squadra del cuore, e noi perché per quello che facciamo, quando tu durante la settimana ti alleni, fai quello che fai, lo fai perché in funzione della partita di domenica, sperando che vinci la partita, e quando non la vinci ci rimani male. Quindi loro per un motivo e noi per un altro non siamo contenti. E l'unica cosa che possiamo fare è continuare a lavorare, a perseverare e aspettiamo che quello che noi produciamo possa essere allo stesso tempo anche tradotto in vittoria. E come avete sentito poco fa, l'appuntamento con l'approfondimento sportivo lunedì Granata edizione del mercoledì tornerà domani sera, in quanto la Cireale giocherà sia domani che la prossima settimana. Pertanto informiamo i nostri telespettatori che la rassegna stasera al teatro subisce uno stravolgimento negli orari di messa in onda per le prossime due settimane. Sarà trasmessa piuttosto che il mercoledì, il venerdì in prima serata alle 21:10 con replica il sabato alle 16 e la domenica come da programmazione alle 23. E chiudiamo adesso dando uno sguardo alle previsioni meteo. Bel tempo per l'intera giornata, le temperature oscilleranno tra i 3 e i 13 gradi, venti moderati, mare poco mosso. Ed è tutto per questa edizione, prossimo appuntamento con l'informazione di TG Reporter in onda domani a partire dalle 13:40. Grazie per essere stati con noi.